Salutiamo il nostro direttore generale Cosimo Tumberello e tanti auguri al neo direttore sportivo Renzo. Cari telespettatori, benvenuti qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per la terza giornata del campionato di eccellenza Girone A. Sicilia, si affrontano l'Unione Sportiva Mazara 46 contro il Geraci. Iniziamo subito a leggere le formazioni partendo dagli ospiti. In porta Barbagallo, 2 Coco, 3 Panebianco, 4 Bressano, 5 Soares, 21 Cardin, 7 Bonamaison, 8 Bettenon, 9 Lopizzo, 10 Rudonia, 11 Andrade. A disposizione del signor Gaetano Mirto, l'allenatore del Geraci, sono Macaluso, Zafonti, Cigno, Giovagnoli, Valor, Cristiano, Gonzales, Guadagnoli e Sapienza. E adesso la formazione dell'Unione Sportiva Mazara 46. Allora, in porta numero 1 Keba, 2 24 Calfano, 3 Locascio, 4 Jamè, 5 Licata, 13 Bertoglio, 6 Barbero, 18 Eliacubi, 9 Ortiz, 30 Perrone, 7 Lima. A disposizione del tecnico Giovanni Iacono, il 12 Di Maggio, il 2 Bonanno, il 26 Di Blasi, il 28 Lentini, il 25 Villari, 14 Angileri, l'8 Sernienco, 23 Giardina. Il capitano è oggi in panchina per un risentimento muscolare, così come non è disponibile il nuovo acquisto Angelo Rosella, febbricitante, quindi rimasto a casa. Arbitro il signor Giuseppe Mandracchia di Agrigento, assistente 1 Gabriele Battista Castelletti di Caltanissetta e Filippo Scannella anche egli di Caltanissetta. Adesso un minuto di silenzio e di raccoglimento, osservando il raccoglimento per in memoria del Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, che è venuto a mancare nei giorni scorsi. L'applauso del pubblico dello stadio Nino Vaccara in memoria di Giorgio Napolitano, presidente emerito, già due volte presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, venuto a mancare nei giorni scorsi. Il CONI ha diramato una nota appunto chiedendo l'osservazione del minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni sportive di questi giorni. Ecco, vedete l'Unione Sportiva Mazara 46 con questa maglia gialla con delle strisce appunto con strisce verticali rosse, attaccherà quindi da destra verso sinistra, invece in maglia con strisce verticali rosso-blu, somigliano un po' a quelle del Barcellona, invece il Geraci, ricordiamo, formazione che ha 0 punti in classifica in virtù di 2 sconfitte, mentre 4 punti per l'Unione Sportiva Mazara 46, che domenica scorsa, ricordiamo, adesso partiti proprio in questo momento, l'arbitro Mandracchia di Agrigento ha fischiato l'inizio dell'incontro. Ricordiamo che l'Unione Sportiva Mazara 46 domenica ha aspirato la vittoria a San Cataldo, nel campo neutro appunto di San Cataldo, contro il Profavara, una delle squadre più attrezzate per la vittoria del campionato, insieme alla Nissa, Nissa che è prima in classifica, la squadra di mister Terranova. L'Unione Sportiva Mazara 46 ha disputato una grande partita e insomma soltanto un rigore al novantesimo ha
non ha permesso alla squadra di Giovanni Iacono di cogliere l'intera posta in palio, ma la squadra ha ben impressionato anche in quel frangente. Dopo la prima vittoria in casa all'esordio di campionato, il 3-0 secco contro lo Sciacca, e quindi insomma grande entusiasmo, però il tecnico Iacono ha predicato umiltà, rispetto e soprattutto concentrazione, appunto, per in vista di questo incontro col Geraci, che magari non sarà la prima della classe, lotterà sicuramente, però bisogna stare attenti, è proprio il Geraci in avanti, attenzione, perché a momenti Andrade stava per colpire, però è stato anticipato in maniera provvidenziale da un da Licata, crediamo proprio che oggi Licata, anzi Galfano, proprio oggi ha la fascia di capitano, è andata a chiudere sulla diagonale. Ricordiamo che oggi Giardina è in panchina, il capitano Giardina, un risentimento muscolare, fra i convocati e fra gli uomini in panchina a disposizione del tecnico Giovanni Iacono. Adesso attacca il Geraci. Attenzione, Keba controlla. È partito insomma in maniera veemente il Geraci, senza timore reverenziale, costringendo appunto i giallorossi a delle chiusure. Adesso è Licata, bel varco di Licata, indirizzo del numero 18 è Jacobi, che fa il suo esordio stagionale qui allo stadio Nino Vaccara, il numero 18 francese. Adesso Galfano, oggi capitano, dicevamo, anticipato proprio il numero 18 e gli Jacobi, e quindi si riprenderà con una rimessa laterale per il numero 2 Coco, all'indirizzo di Andrade, che però viene anticipato, è sempre Coco con rimessa laterale, pallone per il 21 Cardin, la gira per il numero 4 Bressan, pallone indietro, attenzione Barbagallo, con non poche difficoltà. Adesso Galfano controlla, pallone per Eliacubi, il numero 8 Pettenon, poi siamo per il capitano Panebianco. Che è il numero 3, il capitano del Geraci. Giocatore fra i più esperti in campo, Panebianco, è lui sul pallone per questo calcio di punizione sulla tre quarti a favore degli ospiti. Vediamo. Parte proprio lui, Panebianco, però è sempre è bravo e attento Galfano a deviare in calcio d'angolo. Quindi il primo calcio d'angolo del match a favore degli ospiti, del Geraci, e lo stesso Panebianco, che a quanto pare è lui a battere spesso i calci piazzati, così come da quest'altra parte con giallorossi è spesso Licata. Bisogna stare attenti perché insomma ogni partita ha una storia a sé, e l'ha detto proprio Giovanni Iacono alla vigilia. Parte Panebianco, Jamais, e mette in calcio d'angolo ancora, ha colpito non bene di coscia, la palla si è alzata, poi sì, è stata controllata, però insomma un
un altro calcio d'angolo per gli ospiti, che in questi primi sei minuti hanno tenuto nella propria metà campo l'Unione Sportiva Mazara 46, insomma una squadra che fa del contropiede, delle manovre, delle sovrapposizioni il suo punto di forza, certamente. Quindi adesso però serve un po' di attenzione. Pallone angolato, insomma un po' lungo, a cercare il numero 11 Andrade, e si spegne così in fallo laterale, ma questa volta a favore dell'Unione Sportiva Mazara 46. Pallone in avanti a cercare il numero 10 Rudonia, che cerca di servire ma esce bene. E attenzione, ancora il Geraci e il numero 9 Lopizzo, che tenta un pallone al centro, e poi il numero 8 Pettenon. Insomma, fanno molta densità sulla tre quarti i giocatori del Geraci. Al momento è stato difficile per i giallorossi uscire dalla propria metà campo. Ancora bisogna trovare un po' degli equilibri. Probabilmente l'atteggiamento sorprendente anche del Geraci, che si è buttato subito in avanti senza nessun timore reverenziale. D'altronde il Geraci viene da due sconfitte consecutive e quindi è costretto a tentare tutto per tutto per raccogliere qualche punto. E invece l'Unione Sportiva Mazara 46 può attendere, nel senso che deve giocare questa partita con concentrazione, umiltà, rispetto, diciamo, è quello che ha detto più volte lo stesso Giovanni Iacono, l'abbiamo ribadito anche noi. Bisogna rispettare tutti gli avversari, anche se con una caratura tecnica magari, ecco, sulla carta inferiore, però bisogna stare attenti. Adesso Lima cerca di far scorrere il pallone, era bella l'idea. È ancora Licata, che oggi sembra giocare un po' dietro, ovviamente al fianco di Modugem, proprio per l'assenza di Giardina, ma fa da playmaker lo stesso, Licata dietro, insomma con i suoi piedi. Belle questi filtranti di Licata. Attenzione, perché Jacobi stava servendo Lima. Adesso sembra che l'Unione Sportiva Mazara 46 sta uscendo con fraseggi, passaggi, e questa è la forza della squadra, che riesce a far circolare il pallone, può mettere davvero in seria difficoltà gli avversari. Pallone in avanti a cercare Ortiz, che anche contro il Profavara, insomma, si è dimostrato un centravanti di razza, colpendo di testa, e quel gol, insomma, poteva valere davvero la vittoria. Comunque Ortiz in queste prime uscite di campionato è stato veramente un valore aggiunto per i giallorossi, per la squadra di Giovanni Iacono. Un attaccante che è di peso, ma che fa movimento, fa salire la squadra. Oggi al suo fianco ha il partner Perrone, come del resto spesso Iacono li schiera insieme. Adesso il numero Galfano, pallone, ed è, arriva il primo calcio d'angolo per l'Unione Sportiva Mazara 46, proprio sul colpo di testa di Panebianco, che per non rischiare mette il pallone in calcio d'angolo, e quindi è Lima che si sta portando sul pallone per il primo calcio d'angolo dell'Unione Sportiva Mazara 46. Noi vogliamo ricordare l'arbitro, il signor Giuseppe Mandracchia di Agrigento, coadiuvato dai guardialini Castelletti e Scannella, entrambi di Caltanissetta. Pallone in avanti per Lima,
rimpallato questo pallone e quindi sempre rimessa laterale a favore dei giallorossi. Quando siamo all'11esimo qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, il punteggio è fissato ancora sullo 0-0 fra Unione Sportiva Mazara 46 e Geraci. Pallone lungo, esce il portiere Barbagallo, ma insomma è un'uscita un po' con le mani in avanti e quindi regala un altro calcio d'angolo in pochi, nel giro di un minuto. Unione Sportiva Mazara 46 usufruisce di questo altro calcio d'angolo. Bel pallone tagliatissimo, molto bello il pallone di Lima, è stato davvero un bel pallone tagliatissimo che è rimasto lì e per poco non favoriva gli attaccanti proprio di Unione Sportiva Mazara 46. Però abbiamo apprezzato il calcio di d'angolo di Lima a tagliare, pallone che è rimasto lì pericolosissimo. Insomma, questi gesti tecnici poi sono quelli che fanno la differenza, che possono mettere davvero in difficoltà gli avversari. Adesso Andrade, avanza Andrade, pallone verso il numero 7 Bonesson, però viene anticipato ancora lui Bonesson, però bravo Jamais a sbrogliare la matassa. Però insomma il Geraci dimostra che non attenzione Galfano, questo lancio che finisce a metà strada e quindi si riprende con una rimessa laterale per il Geraci. Un Geraci che soprattutto per linee centrali ha cercato di trovare il varco giusto. Attenti Licata e Jamais ad evitare il peggio, bisogna stare molto attenti, anche perché vediamo che Andrade, insomma, come del resto il Geraci, mette il piede, insomma non ci sta a perdere la palla e pur commettendo però fallo, quindi questo dice lunga sulla caparbietà con il quale gli ospiti hanno approcciato la partita. Ricordiamo ancora sullo 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara fra Unione Sportiva Mazara 46 e il Geraci. Pallone lungo, bravo Jamais a capire la posizione di Keba e di testa all'indietro e riparte lo cascio. Jamais, il 6 Barbero per Galfano indietro per Licata, attenzione. Licata guarda il piazzamento dei compagni, preferisce servire invece corto per Galfano, ancora Licata e Galfano alla ricerca di un varco giusto. Attenzione, errore perché si inserisce il numero 7 Bonemesson, pallone per Andrade. Bisogna stare molto concentrati, bisogna stare attenti perché il Geraci insomma dimostra che è una squadra molto reattiva. Adesso Andrade conquista questo pallone indietro a Jacobi per Perrone, vediamo se da Perrone riparte il Unione Sportiva Mazara 46 e pallone invece conquistato dal Geraci. Adesso ancora un fallo laterale per gli ospiti,
che hanno avuto una buona partenza in questi primi appunto 16 minuti, stanno mettendo un po' in difficoltà i padroni di casa, che stanno un po' stentando ad uscire, però sappiamo che il tasso tecnico dell'Unione Sportiva Mazara 46 è molto... è superiore, diciamo, rispetto a quello degli ospiti, quindi questo potrebbe alla lunga poi fare la differenza, però bisogna stare attenti nel frattempo a non concedere spazi. Galfano, bene lo stop di Galfano, adesso Lima, sicuramente uno dei più reattivi. Licata e gli Acubi. Pallone in avanti, a cercare Buono, a cercare Galfano, e con quegli Acubi ha dimostrato, diciamo, di avere un buon piede. E adesso vedremo questa rimessa laterale che è a disposizione dei giallorossi con Lima. Pallone lungo in aria, Lima, adesso Barbero, e palla, insomma, forse doveva aspettare, farla cadere ancora di più, insomma, ha anticipato, aveva paura dell'intervento di un avversario, Barbero, e quindi ha anticipato la battuta. Il pallone è finito ben alto dalla porta difesa da Barbagallo. Ribadiamo il punteggio quando siamo al 18esimo qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Incontro valevole, attenzione, incontro valevole per la terza giornata del campionato eccellenza girone A Sicilia. 0-0 quando siamo al 18esimo fra Unione Sportiva Mazara 46 e Geraci. Due angoli per parte. Geraci che ha iniziato bene l'incontro, mettendo un po' in pressione i padroni di casa, che adesso tentano però di uscire, di trovare quelle geometrie, quella sicurezza che ne aveva contraddistinto gli incontri, i due primi incontri di campionato, soprattutto quello in casa con lo Sciacca, 3-0 perentorio, una bella prestazione maiuscola con una squadra ben attrezzata come lo Sciacca, e poi anche il pareggio con la Profavara, però che insomma ha trovato il gol del pareggio soltanto su calcio di rigore proprio alla fine, quindi erano stati i mazzaresi a sfiorare la vittoria, non avrebbero certamente rubato niente, anzi, per quello che si è visto in campo. E adesso si riprende con Licata, a lui affidata la manovra, anche se in maniera anche se da posizione più arretrata. Licata, dotato di una grande visione di gioco, adesso Moduce, a me, pallone in avanti, vediamo, e c'è già un cambio quando siamo al 20esimo. C'è qualche, forse probabilmente il Geraci sostituisce, ecco, Rudonia con Sapienza. Esce il numero 10 Rudonia ed entra il numero 20 Sapienza. Crediamo che ci sia stato qualche problema fisico. Certamente, insomma, non crediamo neanche in un cambio tattico, perché finora il Geraci ha giocato, quindi insomma la squadra ha giocato, ha cercato di impensierire l'Unione Sportiva Mazara 46, quindi crediamo che sia proprio un problema fisico. Comunque è entrato al 20esimo, è entrato il numero 20 Sapienza ed è uscito Rudonia. Pallone in avanti, a cercare Lima,
controlla il numero 2 Coco, lascia la battuta al numero 21 Cardin. Cardin indietro per il numero 4 Bressan, che in pratica agisce al centro della difesa. Adesso ha toccato il suo primo pallone Sapienza, passato indietro il pallone per il numero 8 Pettenon, è da lui che partono, che passano molti palloni dal numero 8 del Geraci, e il numero 9 Lopizzo, che però perde l'attimo giusto e quindi l'Unione Sportiva Mazara 46 conquista il fallo laterale con Galfano. Adesso la squadra di Giovanni Iacono ha alzato un po' il baricentro, cercando di mettere in difficoltà l'11 allenato da Gaetano Mirto. Lima in avanti, Sapienza conquista questo pallone, poi indietro per Panebianco, che cerca di lanciare Andrade. Attenzione, esce Keba, fa buona guardia e rilancia, fa ripartire da questa parte per Galfano, oggi capitano, ricordiamo, visto che Giardina forse non è in perfette condizioni, si trova in panchina, e Galfano per anzianità. Ed è bello questo scambio fra Lima e il numero 6 Barbero, che rimane per terra, toccato duramente, ma insomma l'arbitro non ha ravvisato un calcio di punizione. Comunque era buono questo scambio. Ci sembra molto tonico il numero 7 Lima, ci sembra certamente fra i più reattivi della squadra di casa. Ecco, dà istruzioni anche a El Yacoubi di andarsi a posizionare magari in un punto, perché Lima è dotato di questa rimessa laterale profonda. Adesso pallone per Ortiz, Ortiz difende il pallone con il corpo, lo fa bene e poi allarga forse un po' troppo arretrato per Locascio, che deve ricominciare. Bisogna avere pazienza, bisogna far uscire la squadra avversaria, che insomma Yacoubi, Lima, si ritrovano i due, però stavolta perde l'attimo Ortiz, e pallone in avanti per Andrade, attenzione, e arriva però, e arriva Modujamè ad anticipare, insomma, e riceve pure il fallo di Andrade, irruente l'entrata di Andrade, che aveva inizialmente il vantaggio, poi la chiusura in diagonale di Modujamè è stata importante. Adesso è proprio lui, Jamè, pallone in avanti a cercare Galfano, Galfano indietro, bene, e Yacoubi di destro a cercare Perrone, spizza di testa ma trova un avversario, e poi pallone in avanti ancora a cercare Andrade, che è il terminale d'attacco della formazione ospite del Geraci. Locascio guarda i compagni, movimento, riceve il pallone Galfano, Galfano indietro, Galfano per Licata, Licata questo pallone, attenzione, bisogna stare attenti, pallone indietro, è il 13 Bertoglio, e poi è Locascio, tenta e guadagna, insomma un fallo laterale. Quando siamo al 25esimo, attenzione, 25esimo del primo tempo qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, Unione Sportiva Mazara 46-0 Geraci 0. E Yacoubi, Galfano, mentre sentite Iacono chiede ai suoi di giocarla veloce la palla, giocare veloce per cercare di mettere in difficoltà gli avversari, giocare quindi sul primo tocco è importante per anticipare
le marcature degli avversari. Adesso Lima, buono questo pallone per Galfano, Galfano al centro, per aveva scambiato bene con Ortiz, Galfano al centro e pallone in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per i padroni di casa. Però avete visto, Giovanni Iacono ha chiamato ai suoi giocatori una maggiore velocità, uno scambio di prima per poter anticipare le marcature degli avversari e poter giocare sulla tecnica. Qualche intervento in aria, c'è il numero 3, il capitano Panebianco a terra, ma insomma l'arbitro aveva visto già qualcosa prima e lo va a richiamare sia lui che Barbero, e si scambiano anche la mano, insomma, quindi si danno. Un gesto d'intesa per dire, insomma, l'arbitro ha voluto richiamarli. Ed è sempre Lima. Attenzione, un'entrata non ci è sembrata del numero 7. Bonamaison, il numero 7, insomma, che forse è entrato con un piede troppo alto, quasi a martello. L'arbitro, il signor Mandracchia di Agrigento, non ha ravvisato nessun fallo, però adesso si riprende. Pallone di Lima, bello questo cross di Lima, che sta giocando il numero 7, lo vediamo a tutto campo. Vediamo a tutto campo scambiarsi spesso anche la fascia con Jacobi. Insomma, Lima sta giocando davvero a tutto campo, sembra davvero il battitore libero. 9, l'8 Pettenon, Panebianco per Sapienza, ma è fuori gioco. C'era un fuori gioco perché la linea dell'Unione Sportiva Mazara 46 era salita molto. E quindi ha messo in fuori gioco gli attaccanti avversari. Adesso è Licata. Licata per Bertoglio, Barbero difende il pallone, bisogna stare attenti, però bene con Galfano. Adesso Jacobi, bene questo scambio, bisogna adesso uscire, bravo Galfano, si è girato con calma, non ha perso la calma Galfano, sangue freddo. Locascio per Licata, poi Jacobi, pallone in avanti a cercare Ortiz, che è messo per terra, insomma finito per terra. Ortiz chiede un calcio di punizione, ma l'arbitro concede soltanto un fallo laterale che andrà a Lima verosimilmente a battere. Pallone in avanti, Ortiz, Locascio, pallone in avanti di Locascio, a cercare sia Perrone che Ortiz, ma il pallone è troppo lungo, fa presa, fa sua la palla Barbagallo e al via l'azione. Il Geraci cerca di uscire, adesso il Geraci insomma soffre di più, non riesce ad uscire più dalla morsa dell'Unione Sportiva Mazara 46, che ha alzato di almeno una ventina di metri il baricentro e quindi insomma ha portato un po' più lontano, anzi quasi nella propria metà campo, il Geraci negli ultimi minuti. Questo probabilmente anche
per quanto richiesto da Giovanni Iacono, che auspica, chiede più velocità ai propri giocatori, magari con uno o due tocchi al massimo. Buono! E attenzione, Ortiz tocca con una mano, però insomma anche Giovanni Iacono, il tecnico, ha gradito la giocata di Lima, la giocata di prima di Lima, che può mettere in difficoltà davvero gli avversari. Beh, siamo arrivati alla prima mezz'ora, ribadiamo il punteggio 0-0 fra Unione Sportiva Mazara 46 contro Geraci. Se dobbiamo fare un'analisi, partiamo subito dal dire che nei primi 10 minuti buoni, forse anche 15, il Geraci ha cercato di mettere in difficoltà l'Unione Sportiva Mazara 46, stringendo nella propria metà campo. I giallorossi hanno avuto difficoltà a uscire, a trovare un po' qualche equilibrio, magari anche qualche errore. Adesso attenzione, insomma un po' di confusione, poi subisce il fallo un giocatore, Bertoglio crediamo, giocatore giallorosso. Poi pian piano, grazie anche ai richiami del tecnico Giovanni Iacono, i giallorossi hanno iniziato a macinare un po' più di gioco, cominciando ad affacciarsi dalle parti dell'area del Geraci. Da sottolineare a mio parere la prova di Lima, che in questo primo tempo sta fornendo qualcosa in più, un pizzico di qualità che può essere determinante. Vedete sempre Lima, bene, un buon lavoro quello di Lima nello stretto. Poi un giocatore che si muove molto, fa molto movimento a destra e a sinistra, quindi può essere molto utile e prezioso. Barbero, Bertoglio, Moduce a me, Licata, Lima, affrontato forse fallosamente, l'arbitro Mandracchia lì vicino crede, dice di no, e parte Sapienza che insomma tenta da lì un tiro davvero insomma troppo pretenzioso, questo pallone, questo colpito anche male. Quindi adesso un chiarimento fra Galfano e l'arbitro Mandracchia. Ecco Mirto, che invece è il tecnico avversario del tecnico Geraci, che si lamenta con Sapienza, insomma probabilmente è mancata proprio la sapienza nel gestire questo pallone nel migliore dei modi. Comunque adesso viene fuori l'Unione Sportiva Mazara 46 con Locascio, buono il pallone per il colpo di testa di Ortiz, il primo squillo di tromba di Ortiz quando siamo al 35esimo, primo squillo di tromba di Ortiz al 35esimo. Lancio di Locascio e Ortiz impegna Barbagallo. È stata sicuramente l'azione degna di nota, insomma più degna di nota per quanto riguarda questo primo tempo della squadra di casa. Il Geraci ha cercato di trovare qualche varco centralmente nei primi minuti,
negli ultimi minuti la manovra della squadra ospite non è stata più così fluida, soprattutto per merito dell'Unione Sportiva Mazara 46, che invece ha iniziato a imporre il proprio gioco. Quindi attenzione Galfano di testa al centro, Iacubì anticipato, bisogna stare attenti. Bravo Lima, che dimostra quanto di buono abbiamo detto, lo conferma. Poi il pallone si allunga, attenzione, fallo su Licata, si riprende con Iacubì, tenta di superare un avversario, non ci riesce. Poi ancora Galfano, torna indietro. Licata cambia gioco per Locascio. Ortiz viene spesso incontro agli esterni per fare sponda. Adesso Andrade difende molto bene il pallone. Andrade, attenzione, Andrade nuovamente riceve questo pallone dallo Pizzo, ancora Andrade tenuto, trattenuto, e arriva l'ammonizione per Bertoglio, per il 13 Bertoglio. Quando siamo al 37esimo, ammonito il numero 13 Bertoglio per questa trattenuta su Andrade. Quindi calcio di punizione per il Geraci. Forse, insomma, un po' ingenuo questo questa trattenuta di maglia da parte di... Adesso è il numero 3, Pane Bianco, incaricato il calcio di punizione, barriera giallorossa. In avanti ci sono Sapienza, Lopizzo e Andrade, insieme al numero 7 Boenemasson. Pallone alto, non impensierisce per niente, per nulla, Keba, tiro quasi telefonato. E adesso è l'estremo difensore dell'Unione Sportiva Mazara 46 a questo, insomma. Bisogna essere un po' più concentrati, è stata regalata un autentico regalo per questo fallo laterale per il Geraci, che è ancora in avanti adesso in questi minuti. Colpo di testa del numero 3 Pane Bianco, che però commette fallo, troppa irruenza su Locascio, fallo fischiato dall'arbitro Mandracchia. Modugio a me, in questi ultimi minuti il Geraci si è riportato di nuovo in avanti. Jamè. Pallone per Locascio, vediamo se tenterà il cross, a cercare sia Perrone che Ortiz, che in questo primo tempo da entrambi, a parte la colpo di testa di Ortiz, hanno avuto pochi palloni giocabili. Rimessa laterale per l'Unione Sportiva Mazara 46 con Locascio, pallone lungo a cercare Ortiz di testa, e poi il numero 24 Galfano ci prova, anticipando il compagno Iacubì di sinistro Galfano, ma il pallone, insomma, è finito ben lontano dalla porta difesa da Barbagallo del Geraci. E si riprende con questa rimessa dal fondo per la squadra ospite. Quando è scoccato, già è stato superato il 40esimo minuto,
Ancora 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara fra Unione Sportiva Mazara 46 e Geraci. Incontro valevole, ricordiamo, per la terza giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia. Sapienza indietro, ancora Sapienza, cerca un tacco, non lo trova, ma trova il piede di Locascio che devia in fallo laterale. Così Geraci usufruisce di questo fallo laterale e adesso cerca, riparte da dietro la squadra del tecnico Mirto. È bravo Lima a cercare di anticipare e chiamare anche il pressing da parte dei suoi è il numero 21 Cardin in avanti, poi il numero sempre 8 Pettenon. Si combatte a centrocampo, adesso una testata forse sicuramente lo Pizzo. Su Barbero. Entrambi hanno messo la testa, probabilmente l'ha abbassata il numero 9 del Geraci che ha colpito al volto il numero 6 invece dei giallorossi. E questa è l'occasione per un cooling break proprio però sul finire, siamo quasi al 43esimo, insomma ancora qualche minuto e poi ci sarà il recupero. Non crediamo tantissimo, si è giocato, magari i ritmi non sono stati altissimi, anche l'arbitro va a dissetarsi e Capitan Giardina oltre che al tecnico Iacono a dare istruzioni soprattutto per quanto riguarda, vedete Giardina che fa proprio da secondo allo stesso Giovanni Iacono che è un tecnico aggiunto. Giardina con la sua esperienza sta stimolando anche i compagni, Lima in questo caso gli sta chiedendo di fare certi movimenti. Giardina d'altronde insomma è già una guida in campo, quindi ha avuto una visione anche della partita in questo primo tempo dalla panchina, una visione ben più ampia, quindi supporta il tecnico Iacono nel dare istruzioni ai giocatori in maglia giallorossa che devono crederci sicuramente di più, devono alzare il ritmo. Fallo ricevuto da Bertoglio. Moduce a me sul pallone. Pallone indietro per Barbero. Barbero va avanti, giustamente trova un varco, adesso è Locascio, pallone a cercare Ortiz. Ortiz controlla. I difensori del Geraci chiedevano un fallo di mani, ma non abbiamo visto niente. Adesso ha perso il pallone Galfano che poi lo riconquista ma fallosamente sul Sapienza. Si arrabbia Iacono, voleva un altro tipo di giocata da parte dello stesso Ortiz che ha ben controllato, poi è stata ben giocata adesso Andrade per Sapienza che insomma è entrato, ha dato più dinamismo sicuramente alla squadra del Geraci, scambia spesso con Andrade, ancora Sapienza, pallone avanti e arriva il calcio d'angolo anche per il Geraci, il terzo calcio d'angolo sul finire proprio al 45esimo, l'arbitro due, forse un minuto, sì, ha dato un minuto di recupero, ha dato un minuto, ma d'altronde era prevedibile. Era prevedibile che insomma l'arbitro concedesse un minuto di recupero, visto quello che si è visto finora in campo, insomma non ritmi altissimi ma si è giocato insomma, non ci sono state particolari interruzioni, quindi
appena un cambio, ma un cambio veloce per un problema fisico, al numero 10 Rudonia del Geraci, al suo posto è entrato proprio Sapienza, che insomma si sta ben muovendo insieme ad Andrade, la coppia d'attacco. E adesso arriva proprio il fischio, il duplice fischio dell'arbitro Mandracchia, che manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo di Unione Sportiva Mazara 46 Geraci 0-0 questo primo tempo. Ci rivedremo fra qualche minuto per raccontarvi il secondo tempo di questa partita valevole per la terza giornata del campionato di eccellenza girone A Sicilia. Gentili telespettatori, ben ritornati qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per questo secondo tempo di Unione Sportiva Mazara 46 contro Geraci, partita valevole per il terzo turno del campionato di eccellenza girone A Sicilia. Partiti in questo momento, no, attenzione, l'arbitro Mandracchia, ricordiamo Giuseppe Mandracchia, l'arbitro di Agrigento, coadiuvato dai guardialini e Castelletti e Scannella di entrambi di Caltanissetta, è tutto pronto, fra poco si ripartirà. Attenzione, partiti proprio in questo momento, palla in avanti per Lima, pallone per Eliacubi, Eliacubi è il numero 18, ne acquisto, centrocampista francese di origini ovviamente magrebine. Adesso rimessa laterale per gli ospiti, il Geraci che il primo tempo è riuscito un po' a imbrigliare le carte e a... e adesso un fallo, un fallo probabilmente commesso da Sapienza ai danni del numero 6 Barbero. 0-0 il primo tempo, come dicevamo, un Geraci volitivo, Unione Sportiva. Attenzione, è il tiro di Lima, ancora Lima, per noi il migliore, crediamo insomma che non ci siano dubbi, il migliore dell'Unione Sportiva 46 nel primo tempo. Lima con due tentativi ribattuti. Attenzione, bisogna stare attenti, Galfano, pallone per Barbero, Galfano ancora, è in agguato Andrade che si è ben mosso nel primo tempo, adesso nel secondo, poi è stato coadiuvato dal numero 20 Sapienza che ha preso il posto al ventesimo, ha preso il posto di Rudonia, certamente qualche acciacco fisico, problema fisico per Rudonia, però il numero 20 Sapienza insomma ha dimostrato un buon dinamismo. Adesso pallone in avanti, bravo Licata di testa a controllare, poi Agliacubi, pallone laterale per Locascio, Locascio per buon colpo di tacco di Ortiz, Ortiz Bertoglio, Bertoglio affrontato ma per l'arbitro tutto a posto, esce pane bianco per il Geraci. Pallone per Sapienza, Sapienza contro Jamé Modou e Jamé Modou non bada, va al sodo insomma e manda il pallone in fallo laterale. La partita è iniziata con un ritmo più alto sembra rispetto al primo tempo. Adesso fallo laterale per i padroni di casa, per il pallone per Lima, Lima anticipato dal numero 8, numero 8 Pettenon, Pettenon ancora per pane bianco, riprende Lima, poi Barbero, pallone in avanti dove lì però non c'è nessuno. È il numero 5 del Geraci, Suarez, Suarez in avanti a cercare Andrade, attenzione Andrade, si infila Andrade,
tenta un tiro, però viene sporcato dalla deviazione di Galfano, che permette a Keba di far sua la sfera, e poi lo stesso Galfano riceve il pallone dal numero 1, dal portiere dell'Unione Sportiva Mazara 46. Adesso pallone da questa parte per Gemme, poi per Locascio al centro, ancora Barbero che sta lottando su ogni pallone, Bertoglio, perde il pallone Bertoglio, in avanti ancora Barbero, e il numero 5 Soares che cambia, ma insomma pallone che finisce in fallo laterale a favore dell'Unione Sportiva Mazara 46, che riparte centralmente per Jamè per Locascio per Lima, anticipato, vediamo, fallo laterale invece per gli ospiti, appunto, con Pane Bianco il capitano, il numero 3. Vediamo, Pane Bianco chiama un giocatore, forse pallone per Andrade, per Sapienza, attenzione, sono veloci i due. Sapienza però viene ribattuto da Locascio e poi Licata che chiede ai compagni di liberarsi, insomma, pallone da questa parte per Locascio per Lima difende il pallone, lo fa per Barbero, contrasto Barbero, ma il pallone finisce in fallo laterale ancora per il Geraci, sempre con Pane Bianco, scambia Pane Bianco, ancora Lima conquista un buon pallone e gli Acubi ritorna a pallone a Bertoglio, è bello questo scambio per Jacubi, indietro per Bertoglio, cross, ancora Lima che tenta di mettere Bertoglio nelle condizioni di crossare, e adesso arriva un cambio quando siamo al sesto minuto, vediamo se pensavamo a un cambio da parte del Geraci. Vedevamo Mirto, il tecnico del Geraci, insieme a un altro, a uno dei giocatori in panchina. Probabilmente non era così. Comunque Andrade ancora combatte in Barbero. Lima alza questo pallone per Ortiz e il numero 4, e il numero Bressan è costretto a mettere in, ecco, e arrivano i cambi. Vediamo, e allora sono pronti. Per quanto riguarda il Geraci sono qui il 15 e il 19, quindi il 15 e il 19, si tratta di Guadagnoli e di Giovagnoli, e invece è uscito il 13 per è entrato il numero 8, è uscito il 13. Andrade e lo stesso Sapienza sono usciti, ma questo cambio, sono usciti Sapienza e Andrade per sono entrati, quindi insomma Guadagnoli e Giovagnoli per l'Unione Sportiva Mazara. Insomma, 46, sono stati dei cambi un po' Sedienco per Bertoglio. Cambi un po' strani, perché insomma ci sembrava appunto che i due attaccanti Andrade e Sapienza, insomma, stavano giocando una buona partita, anche stavano mettendo un po' in difficoltà difensori dei giallorossi, insomma, e in alcune ripartenze avevano una buona velocità. Adesso sono entrati invece
il numero 15 Giovagnoli e il numero 19 Guadagnoli, che è un nome abbastanza simile, insomma quasi anche come assonanza. Comunque, quindi cambia i due attaccanti a sorpresa, a nostro modo di vedere, il tecnico Mirto del Geraci, mentre dall'altra parte Bertoglio, che ci sembrava un po' effettivamente in difficoltà, Iacono lo ha sostituito con Sernienko, con l'ucraino Sernienko, che ha disputato delle buone partite, quindi insomma forse la sorpresa era il fatto che non fosse stato schierato fin dall'inizio, però anche perché ricordiamo che Bertoglio era pure ammonito, quindi attenzione. Ovviamente il tecnico Mirto, insomma, ha avuto le sue ragioni per operare questa doppia sostituzione tra due gli attaccanti. Oltretutto ricordiamo che Sapienza era entrato al posto di Rudonia al 20° del primo tempo. Insomma, ci è sembrato molto reattivo insieme ad Andrade, sicuramente più pericolosi dei giocatori del Geraci. Adesso è Lima, che però viene scalciato proprio dal numero 15, appena entrato il numero 15 Giovagnoli, ha scalciato Lima. Vediamo anche un movimento dell'Unione Sportiva Mazara 46, Capitan Giardina che si appresta ad entrare in campo, probabilmente adesso ancora seguiamo invece l'azione, Lima al centro, buono il cross di Lima, attenzione è un fallo di Ortiz però sul diretto difensore, dicevamo che Giardina si stava apprestando ad entrare, lo vediamo che si sta mettendo le scarpette, quindi verosimilmente entrare in campo e non crediamo che possa uscire Licata, quindi probabilmente Giardina prenderà il posto forse di Barbero e Licata torna al centrocampo e Giardina prenderà il suo posto usuale al centro della difesa. Queste sono, vediamo chi uscirà, perché insomma Sernienko è entrato adesso, forse uscirà Jacobi, ma ci sembra che giochi un po' più avanti, però adesso attenzione il Geraci e pallone e il numero 15, crediamo proprio il numero 15 all'undicesimo del secondo tempo, il numero 15 Giovagnoli impegna che va con questo tiro, attenzione Barbero, quindi anche una azione pericolosa del Geraci con Giovagnoli per nuovo entrato, tiro a giro che insomma, però che va ci è sembrato non avere nessun problema a bloccare quel pallone, era pericolosa la posizione. Se non altro è arrivata un'azione pericolosa da parte del Geraci con i nuovi entrati che insomma adesso si gioca in un fazzoletto di campo perché le due squadre si sono raccolte in una trentina di metri un momento fa, vedevate, adesso si allungano nuovamente, adesso è Germain, pallone in avanti a cercare Lima, a proseguire e gli Jacobia invece insegue, attenzione
era scattato il numero 19 Guadagnoli. Al tredicesimo Guadagnoli scatta probabilmente in fuorigioco. E adesso è arrivato proprio il, quando siamo al quattordicesimo, vediamo chi esce, ed esce Lima. Esce Lima. 46 sostituisce Lima con Giardina. Beh, esce Lima, che a nostro modo di vedere è stato uno dei migliori, anche per intensità, anche per volontà, ha cercato sempre di portare il pallone in avanti, ma a quanto pare ha speso molto. Sicuramente avrà fatto questo calcolo Giovanni Iacono, perché Lima veramente il primo tempo è stato veramente forse l'anima di questa squadra, perché ha cercato di mettere in difficoltà con delle aperture, a volte anche con le semplici rimesse laterali. Lima è dotato di questa rimessa laterale abbastanza lunga, quindi che diventa quasi un cross con le mani. Probabilmente Giovanni Iacono ha visto la stanchezza, magari è più facile da lì sotto vedere qualcosa, e quindi ha portato ovviamente a centrocampo Licata nel suo ruolo, magari per tentare qualche tiro anche. Licata è un buon tiratore. E al centro della difesa Capitan Giardina, Gino Giardina. A sua volta il Geraci continua a portarsi in avanti. Adesso pallone per il numero 7, attenzione, e il numero 7 è Bonamasson, attenzione ancora, colpo di testa del numero 2 Coco. Al sedicesimo Coco di testa, pallone di poco fuori. E comunque il Geraci ci prova. L'Unione Sportiva Mazara 46 deve fare qualcosa in più per fare sua l'intera posta in palio. Questi punti sarebbero importanti nell'economia di un campionato, i punti in casa, soprattutto con una squadra che ne è fra le più accreditate. Attenzione, pallone in avanti, adesso è Guadagnoli che va. Anche due attaccanti, due nuovi entrati, il numero 15 e il numero 19, Giovagnoli e Guadagnoli, sono entrati con una buona verve, insomma. Lo cascio, vediamo se metterà il centro al volo, è così, però insomma, pallone è troppo lungo. Coco è stato autore di quel colpo di testa poco fa, pericoloso, sopra la traversa della porta difesa da Keba, sempre sul lancio di Bonamasson. Giardina e Iacubi, pallone in avanti per, attenzione, fallo sul numero 18 giallo-rosso. L'arbitro ha visto il fallo dopo che Iacubi aveva calciato, insomma ha ricevuto un pestone. Adesso sembra riprendersi il giocatore, il numero 18 dell'Unione Sportiva Mazara 46. Insomma, il suo esordio qui allo stadio Nino Vaccara quest'anno, insomma una partita così così, però tecnicamente il giocatore c'è, quindi deve soltanto prendere magari confidenza con i compagni, entrare ancora più nei meccanismi di gioco.
Parte Giardina, pallone in avanti a cercare l'angolo, però è Barbagallo che subito cerca di far ripartire il numero 15 Giovagnoli, che pallone lungo però, quindi è una partita insomma avara di azioni gol, non ci sono state molte azioni gol, il ritmo è stato basso, anche questa partenza magari nel secondo tempo sembrava che i ritmi si alzassero un po' di più, invece si è ritornati quasi agli stessi ritmi del primo tempo. Magari è forse il Geraci che impone questi ritmi. Attenzione, Boyne-Maisson, fallo su Locascio, adesso bisogna far squillare le trombe e andare in avanti per la squadra di casa, cioè alla ricerca del vantaggio che potrebbe magari riaprire la partita, nel senso, anche perché sembra quasi bloccata da una parte e dall'altra, ci sono sì errori, però ovviamente a farne le spese è più la manovra dell'Unione Sportiva Mazara 46. Adesso Giardina, probabilmente il suo ingresso anche dettato da questo, da motivi anche aspetti motivazionali. Attenzione, tutto bene, insomma l'arbitro fa proseguire, per lui non c'era nessun tipo di tocco con la mano voluto magari. Adesso è Giardina e insomma il capitano è entrato e si è portato avanti, vuole dare la sveglia alla sua squadra, ha capito che è un momento di difficoltà e quando ci sono queste difficoltà è lui il capitano, Gino Giardina, a cercare di portare avanti la squadra. Pallone in avanti, attenzione, deviazione, ancora calcio d'angolo, perché c'è stata una deviazione di un difensore, anzi di un centrocampista, crediamo del Geraci. Adesso ancora Giardina, pallone pericolosissimo e pallone finisce in rete direttamente, e quindi quando siamo al 21esimo, Giardina portata in vantaggio Unione Sportiva Mazara 46. Crediamo che il gol sia di Giardina, perché la palla stava finendo dentro e il portiere ha cercato di metterla sul calcio d'angolo. Il capitano Gino Giardina è entrato e ha messo subito il capitano Giardina, si è caricato la squadra sulle spalle, ha battuto due calci d'angoli consecutivi, il secondo una traiettoria velenosissima a rientrare che ha sorpreso il portiere Barbagallo sul primo palo e insomma il pallone Barbagallo ha tentato di metterlo fuori ma non ha potuto niente, ha ulteriormente deviato. Comunque il gol crediamo che sia appunto attribuibile proprio a Giardina come regolamento, quindi. E comunque questo è un gol che ci voleva, perché serviva un gol per dare un po' anche un'occasione, una circostanza favorevole, perché la partita sembrava davvero bloccata e il Geraci da parte sua si rendeva pericoloso, quindi serviva veramente una giocata individuale, un calcio di punizione. È arrivato un calcio d'angolo addirittura da parte di Giardina, che fin appena entrato ha cercato di portare avanti la sua squadra, ha chiamato i compagni, adesso ancora lui, ci è sembrato un'uscita alla Cannavaro quella di Giardina, adesso tenta il suo pezzo forte, il tiro da lontano, la che l'anno scorso lo rese famoso in tutti i campi nazionali e internazionali, con un gol dopo 3 secondi, Giardina. Insomma il gol è uno dei due, tre gol più veloci della storia. Adesso insomma non stiamo qui a
a vedere comunque veramente una prodezza che allora contro, crediamo contro proprio la Nissa, calcio d'inizio, e Giardina ci stava provando sempre con un tiro da lontano dopo aver trovato il gol peraltro su calcio d'angolo direttamente, pallone velenoso che si è infilato nel primo palo a rientrare della porta di difesa Barbagallo, che non ha potuto che nel tentativo di deviarla, proprio pallone è finito dentro ulteriormente. Quindi adesso Perrone, forse un po' in ombra quest'oggi, ma fa un lavoro scuro Perrone, spesso dietro la punta centrale. E comunque il cambio di Giardina si è dimostrato un cambio davvero decisivo per dare, intanto per portare in vantaggio l'Unione Sportiva Mazara 46, che insomma la partita sembrava bloccata, bisognava in un modo o nell'altro segnare. Pallone in avanti, calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo per Unione Sportiva Mazara 46, e ancora Giardina si porta sul corner, un corner che a lui abbastanza, la bandierina abbastanza favorevole da quella parte per lui, che aspetta il pallone che adesso arriva. Giardina, vediamo, l'arbitro sta guardando alcuni movimenti in aria, in area di rigore, va Giardina, vediamo che tipo di parabola, ancora una parabola insidiosa, è il numero 4, è il numero 4, Bressan che anticipa Licata, altro calcio d'angolo da quest'altra parte, da questa parte invece è Licata con il sinistro. Pallone, pericolo, è gol! No, no. Sembrava, ci ha dato l'illusione del gol, Modu aveva colpito bene di testa su questo calcio d'angolo di Licata. Sul secondo palo, Modu ben colpito, il pallone è finito, crediamo di poco fuori, però insomma, pericolo ancora per il Geraci. Adesso l'Unione Sportiva Mazara 46 ha alzato il livello, il giro, i giri si sono alzati, quindi l'arbitro chiede al numero 5 Suarez di deve aspettare Soares il fischio dell'arbitro. L'arbitro Mandracchia, che ci è sembrato molto puntuale sul gioco, insomma, sempre in partita. Sernienko, Bressan, Giardina anticipa il numero 15 Giovagnoli e si becca l'ammonizione. Quando siamo al 27esimo, ammonito Giardina per questo fallo su Giovagnoli. Ci sono discussioni fra Galfano e il numero 15 Giovagnoli.
invece è Iacono che chiama a Rosario Licata. Chiedendo qualcosa, vediamo un po', probabilmente chiamava una marcatura. Chiama la marcatura anche a Giardina. Pane Bianco parte, pallone però laterale, insomma, troppo decentrato. Insomma, la squadra madonita ha giocato una buona partita, secondo le sue caratteristiche, le sue necessità, ovviamente, di poter tentare di fare un risultato, c'era riuscita parzialmente, insomma, fin quando però poi Giardina con quel calcio d'angolo. Attenzione, ancora fallo fischiato a Perrone. Adesso Pane Bianco, pallone scambiato con il numero 7 Boinamasson. Adesso esce Licata, bene per la partita, rischia di incattivirsi. Ci sono entrate. Adesso si entra un po' di cattiveria in campo e riparte Pollo Pizzo. Adesso Pane Bianco, pallone ribattuto in fallo laterale da Galfano, non ci sta il Geraci, vediamo un altro pallone, non ci sta il Geraci, si è buttata avanti nel il Geraci si è buttata avanti nel tentativo di trovare il pareggio, ma insomma ci sembra che Unione Sportiva Mazara 46. Attenzione, calcio d'angolo, attenzione, un'incertezza, e bisogna stare attenti perché sui calci piazzati può sempre arrivare un pericolo, quindi quando siamo al minuto 31 del secondo tempo qui al stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, Unione Sportiva Mazara 46 1 Geraci 0. Marcatore al 21esimo del secondo tempo, pallone fuori, Giardina sul calcio d'angolo, avete visto il calcio d'angolo invece di Pane Bianco abbondantemente fuori. Vettore arcuata, ma pallone alto, pallone in avanti, Barbero, adesso Lo Pizzo, pallone forse troppo lungo, e sì, è così, quindi si riprende con una rimessa dal fondo. L'Unione Sportiva Mazara 46 con Keba, il portiere Keba è stato impegnato un paio di volte, ma tutto è sembrata insomma normale amministrazione. Pallone in avanti, il Geraci. Fuori gioco segnalato a Pane Bianco, era finito alle spalle e Pane Bianco viene ammonito. Quando siamo al 33esimo, Pane Bianco numero 3 ammonito per protesta, adesso sta per andare il numero 14 Angileri. Al 33esimo, quindi nell'Unione Sportiva Mazara 46 è uscito Perrone, è entrato
Angileri. 33esimo del secondo tempo, quindi entra il 14 Angileri. 33esimo. Quindi è entrato Angileri a posto di Perrone. Allora in avanti Jamè, Jacobi, ancora di Cernienco, pallone per Jacobi, affrontato ancora fallosamente, forse, non sappiamo, l'arbitro non ravvede un fallo, l'intervento del numero 21 Cardin sul numero 18 è Jacobi. Rimessa laterale per il Geraci. Galfano, pallone indietro, è il numero 8 Pettenon di testa, ma Keba fa buona guardia, controlla e adesso dovrebbe rilanciare. Pallone in avanti, Cernienco. Pallone però terminato in fallo laterale. Angileri non è riuscito a tenere il pallone. Pallone ancora per il numero 4 Bressan. Angileri è entrato in campo al posto di Perrone. Angileri non in perfette condizioni, almeno sembrava anche lui febbricitante, quindi adesso rimessa laterale quando siamo al 36esimo minuto. Ricordiamo il risultato qui allo stadio di Novaccaro: Unione Sportiva Mazara 46-1, Geraci 0. Il gol al 21esimo del secondo tempo, Giardina su calcio d'angolo. Bella discesa di Jamè. Jamè scambia con Angileri. Angileri indietro per Licata. Licata fa proseguire Galfano dall'altra parte. Galfano guarda lo schieramento proprio qua. Parte Galfano. Buono lo scambio. Tentativo di scambio con col numero 8 Sernienko. Jacobi. Cambia Jacobi, riceve il pallone, se lo allunga un po' troppo e poi Barbero, e tira Barbero il tiro. Ha perso forse il momento giusto, il pallone lateralmente. Barbagallo. Probabilmente Barbagallo, il portiere avversario, non ha calcolato bene la traiettoria di quel calcio d'angolo davvero velenoso di Giardina in occasione del gol. Lopizzo, pallone in avanti. Pallone in avanti per Giovagnoli, ma viene anticipato da Keba. La partita, pur anche dopo il gol dell'Unione Sportiva Mazara 46, non è decollata come ritmo, ma questa volta la situazione però ovviamente è a favore della squadra di casa, insomma, che cerca di addormentare anche il gioco. Sono gli ospiti che adesso devono fare la partita, fare qualcosa in più. Fallo per l'arbitro, tutto bene, ma non sappiamo perché non ha fischiato.
è il numero 7 Bonamassone ed è Keba che con un'uscita, mentre vi è un uomo a terra per l'Unione Sportiva 46, e arriva un altro cambio per e allora vediamo il 17 al 38esimo, il 17 Tripiano, è uscito il numero 5 Soares. Nel Geraci è uscito Soares, è entrato Tripiana. Quindi è uscito Soares ed è entrato Tripiano. Altra soluzione per la squadra del tecnico Gaetano Mirto. Quando siamo al 40esimo, ribadiamo il punteggio qui allo stadio di Novaccara: Unione Sportiva Mazara 46, 1, Geraci 0. Keba rilancia con i piedi. E Jacopi, buono questo pallone, insomma, ma almeno pericoloso, insomma, perché Barbagallo è stato chiamato all'uscita. Pallone rilanciato. E Jamè che anticipa, grande intervento, anticipa il numero 19 Guadagnoli. Pane Bianco è il nuovo Tripiano, è entrato Tripiano, si allunga il pallone, lo serve a Pane Bianco, pallone al centro di Pane Bianco, ma Keba fa buona guardia, insomma, pallone alto, quindi abbastanza controllabile. Rilancio di nuovo con i piedi, lungo per Keba. Giovagnoli. Quindi fallo laterale per l'Unione Sportiva Mazara 46. E ancora un cambio. Entra Villar al 41esimo. Villar, il centrocampista Villar. Entra il 25 Villar. Vediamo. Forse uscirà il Jacopi, può essere. Vediamo. Vediamo se questo è il cambio deciso da... Vediamo. Licata. Forse è Licata proprio a prendere la via degli spogliatoi. Il numero 5, Licata, Rosario Licata. Nell'Unione Sportiva Mazara 46 esce Licata, entra Vigliano. Quindi Licata è uscito e ha preso il posto Villar. D'altronde Licata, insomma, quest'oggi ha dovuto fare un doppio compito, sia difensore centrale, perché insomma Giardina era in panchina, e poi anche centrocampista, quindi avrà speso sicuramente tante energie. Iacono per questi ultimi minuti, mancano 5 minuti crediamo, compreso il recupero. Quindi fallo laterale per l'Unione Sportiva Mazara 46 con Locascio al centro. Vediamo, Angileri scambia con Angileri, ancora Locascio, vediamo, riesce a crossare, attenzione, Ortiz non aggancia, e poi riparte il Geraci con Lopizzo,
lo pizzo in avanti a cercare il numero 19 ad Agnoli, ma viene anticipato da Gemma. Keba, vediamo il rilancio con i piedi di Keba, lunghissimo, vediamo a cercare Ortiz, anticipato da Bressan, che quest'oggi insomma lo ha martellato. Locascio, sicuramente nel fare una prima analisi, visto che sta scadendo il 45esimo, diciamo subito che non è stata una grande partita quella giocata all'Unione Sportiva Mazara 46, probabilmente forse non tanto le motivazioni contro una squadra giovane, ma una squadra certamente non una squadra di rango, come del resto aveva già fatto nelle precedenti uscite, aveva affrontato le precedenti uscite la squadra di Giovanni Iacono, ricordiamo lo Sciacca in casa e il Profavara fuori, ma il Geraci è venuto a giocare la partita e finora a decidere l'incontro è stato però un calcio d'angolo battuto in maniera velenosa da Giardina, anche con astuzia. Ma ci vuole pure questo, ci vuole l'astuzia, ci vuole anche mestiere nel vincere queste partite che spesso sono più ostiche di quanto te lo aspetti. E anche da qui passa un buon campionato, quando riesci a vincere queste partite, magari in una giornata dove non ti riesce tutto quello che vorresti. 5 minuti comunque di recupero. L'arbitro, il signor Mandracchia di Agrigento, ha concesso 5 minuti di recupero. E adesso è Giardina sul pallone. Giardina, l'autore del gol che finora decide il match. Giardina, pallone bello, era insomma un pallone anche dolce, accompagnato verso Ortiz, però anticipato. E tocco duro su Locascio. A nostro modo di vedere questo era un fallo da ammonizione, però l'arbitro dice che farà recuperare tutto, ma ci è sembrato il tocco, crediamo ci sia stato, insomma. Giardina con un no look per Angileri al centro per Jacubi, che perde però l'occasione giusta, ancora Jacubi però allarga ancora per Cernienko, pallone buono, pallone per Jacubi e poi pallone però era terminato fuori, già aveva varcato oltrepassato la linea di fondo, quindi si riprende con una rimessa dal fondo da parte del Geraci con Barbagallo per tentare quantomeno qualche ultimo assalto. L'arbitro chiede di riprendere nuovamente il gioco, vediamo. Altro minuto di recupero, ne da 6, per l'arbitro sono 6 i minuti di recupero, un supplemento di recupero, il recupero del recupero. Ne sono trascorsi 2, quindi ne mancano 4, se la matematica non è un'opinione. Ancora 4 minuti di gioco. Ricordiamo il punteggio, Unione Sportiva Mazara 46, 1, Geraci 0, pane bianco, Locascio, adesso si gioca, molti errori da una parte e dall'altra, Villar tenta di, è un buono scambio con Jacubi, vediamo, cross Jacubi per Cernienko, buona era l'occasione e attenzione, poteva giocarsi meglio questo pallone il numero 25 Villar, insomma
L'Unione Sportiva Mazara 46 ha avuto l'occasione per chiudere definitivamente la partita. Poteva giocarla meglio questo pallone, anche perché il Geraci ci sembra molto proteso in avanti, magari lascia diversi spazi difensivi, non ha più nulla da perdere, quindi ecco, si rialza Barbero. Non sappiamo se l'arbitro faccia recuperare ulteriormente. Dopo il recupero del recupero, vediamo. Allora adesso ancora Galfano scambia, ma viene il Geraci, cerca di venire fuori. Vediamo Bressan, che ha oggi controllato Ortiz. Bonamasson, uno dei migliori della squadra ospite, e si lamenta il numero 7 e viene ammonito il numero 7 Bonamasson. Bonamasson ammonito, proteste contro l'arbitro Mandracchia, che non ha avuto difficoltà a estrarre il cartellino giallo. E adesso ancora qualche scampolo di gioco, perché siamo a 5 minuti, quindi ancora uno secondo quello che è. Pallone in avanti, attenzione col braccio il numero 19 Guadagnoli, un braccio furbo, si è aggiustato il pallone, cercava di appunto di aggiustarsi il pallone e colpire da buona posizione, ma è stato così evidente, l'arbitro insomma ha capito tutto. Keba, rilancio lungo come al solito. Bressan oggi è stato lì di testa, le ha prese quasi tutte lui. È un fallo ai danni di Giovagnoli, lì insomma probabilmente potrebbe essere l'ultima occasione per il Geraci, che si porterà in avanti. Il numero 7 Bonamasson, pallone in avanti, pane bianco, entra con grande forza Gemme, pallone, fallo laterale, e finisce qui la partita. 46 Geraci, e la partita finisce qui dopo 6 minuti di recupero. Ricordiamo il punteggio allora: Unione Sportiva Mazara 46 1 Geraci 0. Ha deciso al 21esimo del secondo tempo sul calcio d'angolo Gino Giardina. A tutti voi telespettatori, buon proseguimento di programmi. Alla prossima.